Eccoci qua, ritrovati nel nostro angolo dedicato alla creatività con una carissima amica, Micaela Negretti. Ciao Micaela. Ciao Lara. Allora, Micaela oggi ci è venuta a trovare e ci farà un bellissimo progetto di pittura country e ha preparato, come possiamo vedere qua, tutti i passaggi. Sappiamo che la pittura country non è difficile, ma è abbastanza lunga e soprattutto sono molto molto importanti i particolari. Quindi questo è il bellissimo disegno fatto da te, vero Micaela? Sì, mio. Questo è un disegno di Micaela che è in stile? È un country leggermente primitive, un po' assimilabile al gusto di un'autrice americana che si chiama Maxine Thomas. Benissimo, quindi io ci farei vedere un apribottiglia molto particolare, molto prezioso. Quindi iniziamo dal nostro Allora, decoro. La prima cosa da fare, dobbiamo, come sempre, ricordarci che sul legno dobbiamo carteggiare per eliminare le piccole impurezze che ci sono. Perfetto. Sul legno. Una volta che abbiamo lisciato il nostro supporto con un colore acrilico ad alta pigmentazione, andremo a dipingere le basi. Per dipingere le basi ci possiamo servire di un pennello lingua di gatto. Perfetto. Vedete che la punta è leggermente tondeggiante. Sì. Lo andiamo a inumidire e poi intingiamo nei nostri colori e andiamo a spennellare il colore in maniera molto molto semplice. Perfetto. Su tutto daremo due mani per ogni campitura. Allora facciamo un piccolo passo indietro. Certo. Qui Micaela prima aveva colorato con del blu, del verde, ha lasciato asciugare, ha ripassato, come abbiamo visto in altre puntate, il disegno con la carta grafite bianca, e poi è andata a colorare le varie parti. E adesso andiamo avanti per vedere i vari dettagli, quindi. Sì, adesso volevo farvi vedere una cosa molto simpatica e molto facile da fare, come realizzare le chiome degli alberi oppure dei piccoli cespugli. Ho preso un pennello un po' particolare, come vedete è un pennello con le setole tagliate a sbieco. Questo pennello si chiama pennello a zoccolo. Zoccolo. Le setole sono abbastanza rigide, è un pennello che si utilizza senza inumidirlo. Perfetto, quindi si lavora secco. A secco. Che cosa faccio? Io vado a mettere un pochino di colore. Questi sono sempre colori acrilici. Sempre colori acrilici ad alta pigmentazione. Che cosa faccio? Faccio una doppia carica di colore sul pennello. Vado a mettere la parte con le setole più corte nel verde scuro. Qua. Giro il pennello e la punta nel verde chiaro. Questi sono colori, non c'è dell'acqua, vero, all'interno di questi colori? No, sono colori. Perfetto. Esattamente come scendono dal loro barattolino. Prendo poi un foglio plastificato che fa parte del blocco tavolozza, che uso molto, anzi è indispensabile per la pittura country, e vado leggermente a scaricarmi, vedete, il mio pennello. Poi creando le due sfumature. Ho le due sfumature, i due Perfetto. Colori cominciano a entrare l'uno nell'altro. Poi, tenendo la luce nella parte superiore, quindi giro, ruoto il mio pennello con la punta, le setole più lunghe qua, vado a picchiettare. Ah, si forma già quindi un... Si forma già una bella chioma. Perfetto. Di colore. Un po' tutta mossa, proprio mi dà l'idea della chioma mossa dagli alberi. Se il colore è troppo chiaro, troppo scuro, io posso, intanto che il colore è umido, andare a ricaricare il mio pennello, le setole più corte, con il colore più scuro, vado di nuovo sulla mia tavolozza a miscelare i due colori e poi picchietto solo la parte centrale. Solo la parte centrale, e in questo modo ho scurito. Proseguo. Sai Micaela, mentre ti sto vedendo lavorare, cosa mi viene in mente? Dimmi. Cioè tu adesso ci stai insegnando a fare delle chiome di piccoli alberelli, cespugli, così. Certo. Ma con la stessa tecnica, utilizzando altri colori, si fa il pelo dell'orso? Yes! Hai beccata. Centrato! Beccata! Perché lei pensa di venire qua a insegnarci a fare le chiome degli alberi, ma realmente ci sta facendo vedere la tecnica con per cui sono fatti il pelo degli orsi. I classici orsetti di mohair. Benissimo! Quando fate gli orsi, attenzione a non picchiettare troppo, ma questo è fondamentale e importante, che sulle chiome degli alberi c'è. Certo. Più voi state col pennello nella stessa zona, più il colore tende a diventare piatto. Vedete già qui. Certo. C'è una piccolissima differenza. Se fate gli orsi, attenzione a non stare troppo lì col pennello, sennò farete degli orsi infeltriti. Bene. O di lana cotta. Benissimo. Okay. Ti aiuto, te lo sostengo io, Micaela. Grazie. Facciamo un'altra cosa. Il pennello lo andiamo a mettere nell'acqua e lo sciacquiamo, perché per ora non ci serve più. Adesso vi faccio vedere
come realizzare questo piccolo cuore che c'è sul tetto della casetta. Prendo un bulino, sì, del colore rosso, intingo la punta tonda un pochino più grossa nel colore, faccio prima una prova di stampa, come sì, dico io qua, vado un po', un altro po', giro il mio bulino e fantastico. Tu ti ricordi, vero Micaela, dove ci siamo conosciute io e te? Sì. Non diciamo quando, è meglio non dirlo. Dire quando. Ecco qua, un cuore. Un cuore perfetto fatto semplicemente con un bulino. Voi dovete sapere che io e Micaela ci conosciamo da tantissimi anni, ecco, e ci siamo conosciuti perché io mi ero fermata a vederla lavorare mentre faceva delle roselline fantastiche fatte proprio con il bulino. Un giorno devi venire a insegnarcele queste rose. Va bene, faremo una puntata dedicata alle roselline, ai piccoli trucchetti. Benissimo, Micaela. Adesso con cosa procediamo? Adesso procediamo con una cosa molto importante, le ombreggiature. Facciamo finta di avere dipinto la nostra porta con un colore giallo e il tetto col nero, dopodiché avremo completato la stesura dei colori di base. Allora prendo la questa, la il nostro lavoro a step, logicamente. Certo. Adesso andremo a ombreggiare la pecora, perché vedete che è tutto piatto e qui invece cominciate a vedere delle piccole parti tridimensionali, perché abbiamo realizzato delle ombre. Cosa facciamo? Te lo sostengo io, Michele. Prendo un pennello angolare, prendo un pennello a punta piatta, bagno le setole del mio pennello con l'acqua e vado a inumidire, sì, non allagare, mi raccomando. Come si chiama questa tecnica? Perché tu questa lavori tecnica a secco o con tanta acqua? Sì, in questo caso floating. Floating, quindi la tecnica, quindi non usiamo medium, non no, usiamo assolutamente nessun ritardante, ma usiamo semplicemente l'acqua che ci aiuta, giusto Micaela, a far scorrere il colore. Fa scorrere il pennello. Utilizzo un pennello angolare e poi vedrete questo pennello, mop si chiama. Prendo un colore, le pecore diciamo che sono bianche, tendenzialmente grigie, certo, io nel country le faccio bianche e un pochino beige, insomma non è una riproduzione naturalistica. Beh, vado, licenza poetica, sì, insomma siamo artiste, siccome la pecorella è piccola, vado a... Dietro sicuramente a questi bellissimi lavori di Micaela c'è una grandissima passione, fondamentalmente, cioè la tua arte è innata, è sempre stata dentro di te, vero Micaela? È sempre stata la mia passione, sì. È il tuo hobby, ma come lo è il mio e come è quello di tante altre amiche che ci sono venute a trovare in queste piccole pillole di creatività e regalandoci dei momenti bellissimi. Benissimo, hai fatto tutta la sfumatura nel contorno. Ho fatto tutta la sfumatura e con il pennello mop, appoggiandolo, ho sfumato anche perfetto, questo pennello asciutto, ricordate. Sempre asciutto. Con questo tipo di pennellate sono andata anche a ombreggiare il prato, e la casetta e la porta. Adesso vi faccio vedere come realizzare dei dettagli. Dettagli che sono le finestrelle e dei piccoli ghirigori che potete vedere sulla pecorella. Per fare questo, certo, utilizzerò un pennello liner molto molto sottile, sì, ve lo faccio vedere, eccolo qua, la misura è 10/0, se per caso dovete andare a chiederlo, è una, certo, misura che trovate anche in Italia, perché a perfetto, volte nei pennelli per il country ci sono misure un po' strane. Prendo lo stesso marrone che ho utilizzato. Realmente i colori che usi sono veramente pochi, solo, sì, che con le varie sfumature, sì, sopra sembrano, cambia, molto più, sì, in realtà sono pochi, poi per l'amor del cielo, dipende anche dalle dimensioni, della quantità di soggetti, certo, che ci sono dentro un disegno. Sì. Però che cosa faccio? Adesso andrò a creare delle piccole spirali, speriamo di riuscire a farle al contrario. Dei piccoli dettagli. Piccoli dettagli sulla mia pecorella. Ricordate, benissimo, che quando lavorate con un pennello liner, il colore deve essere sempre diluito.
perché se no non scorrono le setole, sono talmente poche. Sempre con acqua. Sempre con un pochino d'acqua. Non utilizzo in questo caso medium, ma io. Benissimo. Michi, dimmi Sì? una cosa, ma questo lavoro che tu adesso stai facendo a opera d'arte con il pennello liner, si Sì? potrebbe fare anche con un pennarello? Yes! Anzi, adesso vi faccio vedere un piccolo Sai? trucco. Vabbè, poi questa la finiremo Sì. poi dopo. Ecco qua, un pochino di riccioline le abbiamo fatti. Vi faccio vedere le finestrelle. Invece le faremo con una penna grafica. Ok. Attenzione, non usate un pennarello qualsiasi, deve essere una penna Certo. grafica o un inchiostro di china, se no sbava. Ci Benissimo. sono varie misure, io uso una 04 che fa un tratto abbastanza Per spesso. intenderci, sono le stesse penne che vengono utilizzate per scrivere sopra i CD? Assolutamente, sì, le Perfetto, trovate in ecco. cartoleria, Ok. queste. Esistono anche colorate, ho Sì. scoperto. Adesso che cosa faccio? Vado a Ce la fai? Tienilo. disegnare delle piccole righine. Ecco qua. Sì, Diciamo che questo aiuta un pochino. allora attenzione, non state a crucciarvi se le vostre finestrelle non sono perfettamente diritte. Ricordate che la piccolissima imperfezione nel country è quella che dà il calore al vostro Ah beh, soggetto. questo è molto Perché se no importante. me lo stampo Certo. tranquillamente. Con la nostra penna Penna grafica grafica. possiamo andare anche a riprendere I i contorni. contorni e a creare altri dettagli, tipo il fumo. Vedete? Benissimo. Così posso andare a riprendere il mio Beh, questo portone. è un trucco molto, molto Sì. facile, cioè che ci aiuta veramente tantissimo anche per curare determinati particolari. Soprattutto è un ottimo aiuto per le persone che non hanno tanta dimestichezza con Certo. i pennelli. Il pennello liner è un pennello difficile da Difficile da utilizzare. utilizzare. Qua ho già fatto Perfetto. questa Un parte. particolare volevo Sì. chiederti, Michela, ci fai vedere a fare l'occhietto nella pecorella? Sì, E tu pensi di ci picchia. scapparmi, Allora, prendo di nuovo il mio bulino, uso la parte chiaramente più eh? La piccola. parte Prendo, del bulino più piccola. intingo nel bianco. Ricordate un'altra cosa, se per caso il vostro colore si è asciugato e ne avete bisogno piccolo, tappo, si gira il tappo E si prende e si prende direttamente. direttamente da qua. Fate sempre una prova per la misura. Si scarica Si logicamente. scarica un pochino, poi si va e tic-tac. Benissimo, Abbiamo proprio dato vita alla perfetto. nostra pecorella. Quindi l'occhietto in teoria è fatto, cioè in teoria, in pratica, è fatto Certo. direttamente con il puntino del bulino. Piccolo dettaglio e poi questa parte l'abbiamo finita. Terminata. Andiamo a dare una piccola levigata al nostro supporto. Chiaramente una volta che tutto Certo, è perfettamente asciutto. asciutto, Lara, posso chiedere una cortesia? Mi passi questo pennello? Questo, No, questo qua questo. rigido. Questo è un pennello che si chiama Stipple. Vado a mettere un pochino di colore bianco sul pennello Sì. asciutto. Prendo il mio pezzo di carta da Lo scarichi. cucina, scarico bene il mio pennello. Io Poi faccio è sempre una asciutto. prova sulla mano. Sì. Devo sentirlo asciutto, poi vado. Ah, le dai una sorta come lo vai a Lo invecchiare, vado un po' a a rovinare, rovinare. diciamo, proprio perché questo stile si chiama primitive. Quindi si presume che vengano usati dei materiali che magari erano già stati dipinti, che sono un po' Certo, un po' rovinatelli, vecchi. un po' vecchi. Eccola là. Posso fare questa cosa. Poi prendo anche la carta abrasiva se Sì, voglio, magari un pochino molto più spessa, leggera. leggera. Vado un pochino A grattare nelle a parti di massimo grattare nelle logorio. parti, certo, e voilà! Benissimo. Guarda, è veramente molto molto bello. Michela ci ha insegnato tanti trucchi. Io però vorrei rubarti ancora un minuto e proprio un minuto Certo. i pennelli, visto che nella pittura country sono così importanti e comunque hanno anche un valore, non costano Certo. pochissimo i pennelli country. Ci dici in due Minuti neanche. 20 neanche? secondi come si pulisce un Sì, pennello. sì, sì. Prendo del sapone, potete usare del sapone da cucina liquido oppure un bel pezzetto di sapone di Marsiglia, pennello con il colore, andate a prendere. Io l'ho messo in una scatolina, vedete, comodo da Sì. portare in giro. Poi prendo il pennello, tengo le setole Chiuse. chiuse con queste due dita e faccio questo movimento. Guardate che cosa succede. Il mio pennello sembrava pulito,
e comincio a ruotare o a fare questo Certo. movimento Con le setole però con le chiuse, setole perché se no chiuse, si tenute rovinano. ferme. Il colore scende perché il mio sapone va nelle setole, nella parte alta, vicino alla ghiera, che è dove si accumula il Certo. colore e noi non ce ne accorgiamo. E che cosa succede? Se io non vado a pulire bene il pennello, dopo un po' di tempo le mie setole cominciano Ad aprirsi aprirsi. e a rovinarsi. E uno dice, accipicchia, che cosa ho combinato? Cosa ho combinato? Non sapevo come pulirlo. Benissimo. Sciacquo le setole E il nostro pennello è e il bello che è pennello è pulito. perfetto. Do una passatina, chiudo sempre le mie Sì, il setole e voilà. pennello è proprio importante tenere le setole Chiuse. chiuse, perché se no si rovinano completamente. Beh, Michela ci ha insegnato veramente anche oggi tantissimi trucchetti. Vi ricordo che potete conoscere meglio Michela Negretti venendo sul sito laravella.com, dove troverete la sua scheda, tantissimi dei progetti che Michela ci ha regalato in queste puntate, con tutti i suoi cartamodelli e disegni. Michela, io ti saluto, vi Grazie Lara. ringrazio e vi invito alla prossima puntata. Ciao a Grazie. tutti.